Stefano De Martino è alle prese con le registrazioni di Affari Tuoi. Nel suo tempo libero aiuta il figlio Santiago con i suoi pacchi. Il conduttore partenopeo Stefano De Martino è alle prese con le registrazioni del game show Affari Tuoi. Quando è fuori dallo studio, però, si dedica completamente al figlio Santiago. Il ragazzino oggi ha 12 anni e sta per trasferirsi nel nuovo appartamento milanese con la madre Belen Rodriguez. Ad oggi i due ex coniugi sarebbero in ottimi rapporti. Stefano De Martino aiuta Santiago a fare il trasloco nella nuova casa con Belen Rodriguez. Stefano De Martino non si occupa soltanto dei pacchi nel game show dell'Access Time di Rai 1 ad Affari Tuoi. Il conduttore partenopeo ha iniziato da alcune settimane a presentare il nuovo programma sostituendo il collega Amadeus. Quando è fuori dallo studio, però, continua ad occuparsi dei pacchi del figlio Santiago. Il settimanale che ha immortalato padre e figlio alle prese con scatoloni e valigie di tutti i tipi. Il presentatore sta aiutando il figlio a portare le sue cose nella nuova casa milanese della madre Belen Rodriguez. I due non sono soli. Insieme a Stefano e Santiago con loro c'è anche la madre della showgirl argentina e nonna del ragazzo, Veronica Cozzani. In questi mesi il conduttore farà la spola tra Roma, dove si registra Affari Tuoi, e Milano, dove vivono il figlio e l'ex moglie. Nonostante i due ex non abbiano sempre avuto un ottimo rapporto nel corso degli anni, ma sono riusciti a raggiungere un equilibrio. Nonostante ogni tanto la showgirl argentina continua a lanciargli delle frecciatine sui social, sembra che tra i due ci sia la pace. Ultimamente un fan ha scritto sotto un post di Belen che la vorrebbe ad Affari Tuoi. La showgirl aveva risposto ai commenti scherzando: "Non sono stati buoni affari". Attualmente la conduttrice ha firmato un contratto con Warner Bros. Discovery e tra poche settimane sostituirà Elettra Lamborghini nel programma su 9 Only Fan Comico Show. La Rodriguez ha da poco ufficializzato sui social la sua relazione con Angelo Edoardo Galvano. I due avrebbero iniziato a frequentarsi dopo Capodanno, e l'uomo ha preso sempre più spazio nella sua vita. Dopo un viaggio a Disneyland in cui ha conosciuto i figli della showgirl argentina, i due sono più uniti che mai.